Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of SpongeBob Atlantis SquarePants. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Dunque, dopo aver finito il film, il remake su PS4 e Cosmic, ho deciso di continuare ancora con un altro capitolo sempre uscito nel periodo della PS2 e, guarda caso, che non ho mai giocato. Dopo questa penserò se cambiare tipologia, potrei fare un po' di pausa effettivamente da SpongeBob, ma ovviamente decideremo a tempo debito. Onestamente non so neanche se il gioco è doppiato in italiano, penso di sì, ma non ne sono sicuro ovviamente. Quindi prima di decidere se avere i sottotitoli o meno, ovviamente vediamo se c'ha la lingua in italiano. Iniziamo quindi una nuova partita. Ok, è un gioco diviso a livelli e ne abbiamo 14. Sono tanti 14. Caratlantide planctonide. Invece quei simboli là sotto il numero che cosa sono? Opzioni. Ah, sono le opzioni di gioco. Pensavo fossero tipo obiettivi da cercare all'interno di ogni livello. Plankton prende in prestito un carro armato di Atlantide e lo porta di nascosto fuori dall'armeria, quindi colpisce tutto con il gelato. Ehi, è proprio un bel passatempo, vero? Ok, un incipit un po' strano, ma accetto. Ok. Ok, il doppiaggio in italiano. I filmati non sono granché, però vabbè, quello ci si aspettava nient'altro dei video PS2. Come mai il viaggio di SpongeBob ad Atlantide è finito così? Esatto, vorrei saperlo. Distruttrice di plankton. Hai voglia di guidare un carro armato speciale? Sì. Salve a tutti, benvenuti a SpongeBob alla scoperta di Atlantide. La storia comincia come tutte le storie più belle, con un carro armato sparagelato. Ok. Plankton in questo carro armato che ha preso in prestito attraverso Atlantide. Si parte dall'armeria e poi si esce nei giardini. Dovrai manovrare il carro armato e sparare il gelato con il cannone per spiaccicare le difese di Atlantide e distruggere gli edifici che incontri. Plankton vedrà esaudito il suo desiderio di dominare il mondo, userà il carro armato per avere la ricetta dei Krabby Patty e i giardinieri di Atlantide lo perdoneranno per aver lasciato i soldi sull'erba. Scopriamolo insieme! Ma quanto è esaltato, va bene. Allora, manovra il carro armato, vai avanti, vai indietro, spara. Vabbè, comandi facili. Avanti, indietro, spara, facile. Niente più, niente meno. No, non Comandante dirmi che... Plankton a rapporto per... No, dai, questo qua piccolissimo. Vabbè, io posso mirare in alto? No, posso solamente... Ah no, posso mirare un po' più in alto, un po' più in basso. Ok, va bene. Io onestamente vedo che il gioco è a tempo, ma... Credo sia per il completamento del gioco alla fine la quantità di tempo che ci metti, giusto? Vabbè, se tanto posso sparare all'infinito, non ho munizioni, non ho niente di cui preoccuparmi. Onestamente non so se devo cercare qualcosa. Cioè, ci sono oggetti che io devo trovare. Boh, io cedo più alla mia furia distruttiva piuttosto che a quella... effettiva, non lo so cosa devo fare. Io vado e distruggo. Poi quello che vediamo facciamo. Distruggiamo tutti i carri. Ci sono ste luci incredibili. Ma scusami, ma quindi qua passano carri armati all'infinito, vabbè. Cioè sono... potrei starmene qua sostanzialmente a farmarmi punti di meno di tempo, ma va bene. Distruggi le porte. Vabbè, certo. Sono i corsi quelli importanti. Chi se ne frega di rune antiche. Distruggi, spiaccica tutto. Ok, ma io posso... Ok, no, non posso passare sugli oggetti. Devo proprio distruggerli se voglio passare oltre. D'accordo. Ma quindi l'obiettivo del gioco cos'è? Terminare tutto nel tempo più breve possibile? È questo l'obiettivo del gioco? Non è ben specificato.
C'è un timer, ci sono cose a cui sparare. Mi sono andata per il dominio del mondo. Aspetta. Ma poi perché? Cioè, perché in fondo al mare dovrebbero usare carri armati che sparano gelato? Langston è qui! La vera domanda è come ci sei arrivato qui? È addirittura più grande del mio. Non è giusto! Vabbè. Guarda, immaginavo. Sono tremendamente tentato di colpirli. A parte che noi spariamo gelato alla fragola. Noi spariamo gelato alla fragola, loro sparano cioccolata e menta. Tutto qui? Va bene, vai vai. Chi se ne frega, credo di aver preso forse un danno, boh. Non lo so. Fine del livello, finito il gioco. Completato in un minuto. No, non lo so, vediamo. Ok, abbiamo le torrette adesso. Ok, siamo nei giardini reali. Ma in tutto ciò davvero sto venendo a prendervi. Non c'è niente che io devo cercare. Cioè, devo solamente avanzare e basta. A parte che sto omino adesso fatto basta, così mi ricorda una creatura che c'era anche in Rick e Morty. Gli Atlantidei immagino che siano mio. Vabbè, se il gioco alla fine è tutto vai avanti e spreca meno tempo possibile, io così faccio, È giunta l'ora di Ok, però aspetta. Non sprechiamoli. Ah, ma è a tempo. Ah, ma allora sì, dovevo sprecarli. Pensavo che era a quantità di colpi io. Devo rompere le porte? No. Però distruggendo le piante. È giunta l'ora di raddoppiare i colpi del cannone. Ciao, caro. E allora vale la pena cercare di distruggere tutto. Magari appunto trovi il gelato. Magari vale. Eccolo appunto. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, 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 vai. So che è un po' spreco, eh. So che è un po' spreco, ma è giunta l'ora di raddoppiare esatto i colpi del cannone. Già che ci siamo, non vedo perché lasciarli indietro. Ecco qua. Che in realtà mi sa che ho sprecato tempo qui ora. Mi sa che qui ho sprecato proprio tempo. Dunque, devo beccare tutti devo gli obiettivi per poi passare da lì. Uscire. Lo vedo. Dunque. Ok. Quindi questi due colpi per distruggerli. Sono come un moderno Plank Tiranno. Plank Tiranno. L'importante è che in realtà loro si stannano anche quando tu li colpisci, quindi alla fine, cioè, non c'è difficoltà in non c'è difficoltà in questa cosa, perché se tu puoi sparare all'infinito, non c'è cooldown, non c'è nulla, easy. Tutto semplice allora. Io vado avanti, sparo, mi guadagno tutto il tempo. Ecco. Qua ancora tre di quelli e sono lì. Perfetto, quindi tre. Uno è lì all'entrata. Uno l'ho saltato per sbaglio. E quindi uno è qua. Giralo. Due pulsanti alla fine. Beccalo. Becca anche l'altro. Perfetto. Ma scusami, giusto curiosità. No, peccato. Pensavo che si potesse distruggere. Va bene. Eccolo lì. Preso. E ne manca uno solo, che è quello che ho lasciato apposta da parte. Sono libero! Fatto, facile. Proseguiamo, secondo me è finito il livello, sai? No, forse no, dai, forse c'è ancora qualcosina. Esatto. Oh, ma hai capito? Atlantide con tutta sta armeria incredibile. Ecco qua, mi siamo aperti il passaggio. È giunto l'ora di raddoppiare i colpi del cannone. Vai, 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 spara tutto giù che vediamo. Con sti doppi colpi poi magari, esatto, riusciamo anche a trovare qualcosa da distruggere. Speravo più che altro di trovare subito un'altra cassa di gelato. Palazzo Blanco.
la mia nuova residenza. Palazzo Plankton. Oh no! Una boss fight ora. Ok, devo attivare sti cose qua. Colpisci i pali. E sì, ok. Devo colpirli quando sono accesi. Ah, ok. Pensavo di doverli accendere tutti. Vai, 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 gira. Fatto, ok. Dobbiamo ogni volta distruggere l'ondata, accendere il bottone. Ok, sarà un po' lunga questa cosa. Questa cosa sarà un filo lunga, mi sa. Preso. Riuscirò ad aprirmi un varco. Lo penso anche io, vediamo. Vai. Eccomi. Sono il vostro preso. Incubo. Preso. Preso. Di Atlantide. Qualcun altro? Sono la tua nemica. No, perfetto. Recinzione di Atlantide. Che poi continuiamo a fare talmente tanti punti che veramente continuiamo ad azzerarlo sto coso. Dov'è? Ecco fatto. Che poi la mia strategia in realtà è abbastanza facile. Girare attorno a sti cosi prima che loro possano girarsi verso di me. Quindi ne manca una. Vai, sorpassa. Basta? Fine? Perfetto, meglio. Un'ondata di meno. Ma sto pullman? Ma no, dai, ti prego. Cos'è sto pulmino iperfigo? No, dai. 14 secondi. Quindi tempo totale 2 minuti e 20. Il mio timer dice tutt'altro. Ci saranno premi per il completamento in tempo? L'argento, minchia. Vabbè, per essere stata la prima volta, credo che siamo andati abbastanza bene. Forse dovevo metterci meno di un minuto, massimo un minuto a parte. Vabbè che nella prima parte abbiamo perso un po' di tempo girando, quindi ci può anche stare. Beh, ho girato più che altro per capire se c'erano oggetti in giro. Quindi salviamo. E la prossima zona è l'avventura dell'amuleto. Ma scusami, ma quindi se ti danno solamente l'argento, vuol dire che ti devi fare anche un livello fatto malissimo, quindi per beccarti anche il bronzo. Non ha senso così. Dunque, che cosa compriamo noi qui? Gioco arcade, non posso comprare nient'altro? Ah, credo che ogni volta per avanzare negli acquisti devi comprare tutto quello che è precedente. D'accordo.